Grazie. Grazie a tutti, voglio dirvi che sono felice di aver trascorso così questa serata, questo pomeriggio, per un momento che non è stato soltanto di ricordo banale, perché spesso si rischia di essere banali quando si ricorda qualcuno, ma è stato molto bello, umanamente molto bello, molto profondo, e ripeto, si è andati oltre le banalità per parlare del ieri come giusto, e guardando anche e soprattutto al domani, quello che un po' ci chiedeva. Bello anche l'ultimo intervento, quello di Sangalli, al quale mi riallaccio per raccontarvi un'altra storia, sempre sovietica, di Mirko Tremaglia, che forse qualcuno non... Tu hai ricordato questo episodio che atteneva alla vicenda dei soldati sul Don, ma lui ne combinò un'altra pesante al Cremlino, quando con una delegazione parlamentare che era capeggiata all'epoca da Flaminio Piccoli, e Flaminio Piccoli, di fronte all'interlocutore sovietico di allora, disse: ma io sono contento che l'Italia abbia perduto la guerra conquistando così la libertà. Nel senso, dio uno schiaffone a Piccoli dicendo: non si può, le guerre possono essere giusto o sbagliate, ma la tua patria, vergognati. E poi, gridando e bestemmiando, andò in giro per i corridoi del Cremlino, inseguito da queste guardie sovietiche. Mirko era questo, ed è quello che si è lasciato. Era irruenza, come diceva Casardi, ma era anche tanta testa invece, era tanta conoscenza, tanto ragionamento, ed era soprattutto innamorato delle battaglie più nobili, quelle che si fanno uomini. Ricordo, io ero amico anche di suo figlio molto, anche perché la generazione è la stessa, ricordo una frase che lo dipingeva in qualche modo, che disse proprio Marzio: sai, mio padre è partito per la guerra a 17 anni e non è mai tornato. E Mirko era un po' questo, perché era una guerra permanente, era una battaglia permanente, ma è bello essere innamorati delle belle battaglie, perché sennò poco resta per davvero. E lì quelle battaglie, come ricordava, credo Arcobelli, sì, sicuramente Arcobelli, nasce proprio nel nome di un sentimento familiare alla fine. Lui si innamora degli italiani all'estero quando va ad Asmara nel 1963 e va a cercare la tomba di suo padre e trova le tombe con i fiori. Le tombe italiane con i garofani bianchi e rossi, la felce verde, le componevano il tricolore, lui di questa cosa si commuove e la racconta anche, o meglio, quella sensazione che poi lo spingerà, il moto dell'anima che lo spingerà poi a combattere per l'Italia e il mondo per tutta la vita, lo dirà nel momento in cui giura al ministro e dice questa frase, vi leggo perché è molto bella. Disse: ho scoperto che chi è lontano dalla madre patria, immerso per ragioni più varie in altre culture, sente più profondamente il bisogno di definire la propria identità, ed è per questo che i nostri connazionali all'estero hanno esaltato i valori e i simboli, quali la patria, l'inno, il tricolore, anche quando l'Italia ufficiale politica sembrava essere dimenticata. Ed è drammaticamente vero, questa è un'Italia spesso irriconoscibile anche per noi, non riconosciamo quasi più le nostre città, la nostra gente spesso, perché ci sono valori che sono quelli che poi ti trasmettono da bambino, quando sei in famiglia, i valori più nobili e più semplici, ma alla fine quelli che colorano la vita di un uomo, no? Quindi il senso della libertà, ma come il senso della patria, il senso dell'amore, dell'attaccamento alla tua comunità, la stessa politica, come ci insegnava a viverla Mirko Tremaglia, cioè come senso profondo di attaccamento verso il tuo popolo, come servizio verso la tua nazione, la tua città, perché era innamorato della sua bella, era innamorato della grande nazione Italia, e diceva soprattutto anche quell'Italia che sta al di là dei confini, riconoscendo in questo un grande patrimonio morale, oltre che umano, ma anche economico, perché no? Lui, io ricordo come spesso citasse anche con i numeri a memoria, ma che erano sostanzialmente questi, se pensate quale
impero anche economico è l'Italia che sta oltre i confini. I 60 milioni sono 80, sono 120, non lo so, diciamo i 60 milioni di cittadini di origine italiana che stanno in giro per il mondo, i 400 parlamentari di origine italiana, le 400-500 testate giornalistiche più quelle televisive, radiofoniche, eccetera, i 100 istituti di cultura, le 500 e più Dante Alighieri sparsi in giro per il mondo, i 1500-2000 ricercatori italiani siti che illustrano proprio con il genio italiano, con lo studio, con la ricerca, quello che l'Italia sa produrre. E poi tutto quell'altro impero, appunto, che è l'economia italiana, quello banale, tra virgolette, delle pizzerie, di tutte le cose tricolori che vengono, guarda caso, copiate, no? Perché quanto il logo Italia, quanto il marchio, quanto i tre colori della nostra bandiera, ovunque in giro per il mondo vanno. Ricordo che Tremaglia, in una delle tante discussioni in Parlamento, no? quando proprio al lato di discutere la legge sulla rappresentanza degli italiani all'estero, c'era chi sosteneva la tesi magari dicendo l'americano no taxation, no representation, disse a chi non deve avere la presenza, chi non paga le tasse in Italia, disse vorrei ben vedere se questi facessero uno sciopero, quando una finanziaria intera. Perché pensate a questo impero economico, no? Quella che oggi si chiama legge di stabilità, e sono tutte cose che hanno una attualità incredibile, tuttora. Cose che lui poi, certo, univa anche a quel tratto molto, molto umano, molto passionale, ma bellissimo, e che poi sapeva unire proprio ai diritti, alla tutela dei diritti, quindi inventando la giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, pensando a Marcinelle, dove andava quando altri non andavano. Oppure tante altre cose, quando ecco, ricordo da ministro va a onorare Sacco e Vanzetti, no? La storia dei due anarchici, pur essendo uno che, come dire, aveva tutt'altra storia sotto il profilo, però là riconosceva proprio quelli che parlavano italiani con le scarpe rotte partiti allora, e poi vilipesi, maltrattati e magari ammazzati ingiustamente, perché tutta questa è stata la storia poi drammatica della emigrazione italiana. Ma poi la grande attualità di questo pensiero, voglio dire, io mi sono portato dietro delle riflessioni di Mirko Tremaglia, qua siamo nel 2009, quindi poco dopo ci lascerà di fatto, quando propone una grande conferenza internazionale dei paesi africani e del Mediterraneo, dicendo queste cose. Le dico adesso, perché guardate, a parte quello che drammaticamente è successo, anzi un pensiero doveroso se andava a Bruxelles, ma tutto il grande fenomeno migratorio al quale assistiamo impotenti, infatti, di fronte al quale l'Europa non sa dare una risposta, all'epoca si diceva, e si parla del 2015, cioè oggi, disse guardate che accadrà nel 2015, adesso è il 2016, e si diceva guardate, in Africa c'è l'80% della disoccupazione, c'è una crescita demografica da creare un vero e proprio pericolo di invasione per l'Europa. La natalità. In Europa in questo periodo abbiamo 30 milioni di nascite contro i 170 milioni di nascite dei paesi africani. Unite, e che diceva? Dobbiamo prevedere un intervento diretto sull'Africa per prevenire quello che accadrà dopo, ed è quello che drammaticamente sta succedendo adesso. E io da europeo, da italiano, mi pongo, avete visto i dati drammatici dell'Istat dati qualche settimana fa? Sono nello scorso anno, nel 2015, abbiamo in termini di nascite bypassato al contrario il livello più basso dall'Unità d'Italia. Cioè sono nati meno bambini che quando all'Unità d'Italia, gli italiani all'epoca erano 30 milioni, non i 60 milioni di oggi. E questi dati ci dicono che nel 2050, che è drammaticamente vicino, noi avremo in termini di popolazione in Italia la parità tra gli italiani, chiamiamoli DOC, rispetto ai figli degli immigrati. Mirko, che era uno che su questi temi era molto sensibile, perché io ricordo che lui era per esempio contro il reato di immigrazione clandestina, perché diceva pensate se a noi italiani, quelli con le scarpe rotte, se fossero stati processati perché andavano a cercare lavoro da un'altra parte. E quindi noi dobbiamo guardare con spirito di umanità a tutto questo, ma dobbiamo anche e soprattutto tutelare la nostra cultura, quello che siamo e quello che saremo. E quindi vanno governate le rotte, e quindi vanno governate tutto
tutto quello che drammaticamente si pone oggi. E queste, ecco, ragionare oggi sulla strada di Tremaglia per me vuol dire anche questo, cioè che Italia saremo domani di fronte a questi grandi moti migratori che ti fanno paura sotto certi profili. Quindi come si fa? Bisogna governarli sapendo legare quello spirito di umanità e solidarietà che si fa ricordare che siamo stati un popolo di migranti, che stiamo tra l'altro drammaticamente diventando di nuovo un popolo di migranti. Perché un altro fatto di cui poco si parla oggi, questo, ecco, io spero che di queste cose si parli e si dica, ma la drammatica, mentre importiamo gente da tutto il mondo, alcuni per bene, perché ne conosco tanti che sono venuti in Italia, le tante badanti che sorreggono i nostri vecchi, che non vuole più nessuno, cioè c'è tanta gente buona, io che vivo su un confine, ne vedo tanti che sono felici quando ottengono dopo 10 anni la cittadinanza italiana e si sentono paradossalmente più italiani di noi, di certi italiani che non meriterebbero di esserlo, no? Dall'altra parte però, tutto ciò detto, tu non puoi non chiederti poi che accade domani. Su questo bisogna cercare di governare questi grandi, governare almeno per quanto possibile, programmare che avverrà domani, che cosa sarai domani, come tuteleremo le nostre città, le nostre tradizioni, non abolendo prima le canzoncine di Natale nelle scuole per non dare fastidio a qualcuno, adesso addirittura la festa del papà in qualche scuola hanno abolito, perché bisogna cominciare a registrarsi sul fatto che ci possono essere due mamme, cioè una mamma, queste aberrazioni strane degli ultimi periodi. E anche su questo io ricordo la gaffe che maggiormente viene attribuita a Mirko Tremaglia fu proprio quella dedicata quando fece quel comunicato pesantissimo su quel richiamo che si è arrivato da parte europea, perché l'Italia già allora non voleva riconoscere il matrimonio del coppia di omosessuali, disse: ah, povera Italia, povera Europa, in mano ai... Questo, come dire, Mirko era uno che usciva comunque da una visione tradizionale, che è quella visione tradizionale sulla quale noi ci ritroviamo, insomma, perché poi questo comitato, come evidente, c'ha una storia, c'ha un humus politico dal quale, politico, culturale, dal quale nasce, ma che oggi si ritrova tra l'altro con uomini rappresentanti che hanno fatto pure scelte diverse nel teatro della politica italiana, però si abbevera ancora, come dire, su un filone di cose sulle quali tu ritrovi i tuoi padri e vuoi ritrovare i tuoi figli. E poi le tante altre grandi battaglie che ha fatto e che dobbiamo in quel nome, sotto quel nome fare, cioè quella della tutela della lingua, della cultura italiana, guardate, è una cosa, quella della tutela del Made in Italy, che è legata appunto a quel principio di cui ragionavo, dicettavo in qualche modo. E per concludere una proposta, mi dispiace che non sia arrivato Terzi, perché ricordo che Terzi da ministro preso un impegno che avevamo chiesto all'epoca come comunità tricolore, quello di, e c'era quasi riuscito, poi finì in realtà, poi si dimise, anzi giustamente proprio in polemica sulla vicenda l'impegno era di intitolare una sala della Farnesina a Mirko Tremaglia. E allora, se possiamo concludere questo convegno stasera, io lo vorrei concludere così, facendo appello a quelli del CGE che qui ci sono, per esempio, a chiudere questa sessione con una mozione, un invito, che la Farnesina ricordi il suo primo e unico ministro italiano nel mondo, quello che ha dato il voto agli italiani nel mondo con quella sua proposta, e gli si intitoli la sala Farnesina. Così avremmo fatto una cosa bellissima e avrete fatto una cosa bellissima. E grazie per l'avvento.